Buongiorno dalla Sardegna ragazzi, è prestissimo quindi sono ancora un po' nel mondo dei sogni, comunque una giornata splendida, sono qui come sapete se mi seguite su Instagram già lo sapete con il mio fidanzato, davanti a me c'è questa piscina splendida. Siamo a San Teodoro vicino Olbia, il nostro è l'hotel Le Rose e adesso andiamo a fare colazione. La nostra vista ogni mattina. Vi farò, penso domani, naturalmente l'home tour sia della nostra stanza che un po' della struttura, così vedete un po' meglio l'hotel, che se su Instagram qualcosina già avete visto, ma voglio farvi un video dedicato anche qua su YouTube. Questa è la colazione, ci sono sempre diverse torte crostate e i miei preferiti, i croissant. Questa è la parte dei cereali, ci sono diversi cereali, frutta secca, frutta sciroppata, abbiamo il latte, diversi tipi tra l'altro, c'è anche quello di soia, il latte di riso, poi abbiamo gli yogurt, salumi e formaggi, da questa parte c'è la frutta, poi c'è una stazione dove ci si possono fare i toast, qui ci sono uova strapazzate, wurstel, altre cosine salate e qui le marmellate, fette biscottate, no questi sono biscotti, poi tutte le marmellatine, la Nutella, il miele e hanno appena portato i cornetti caldi al cioccolato, ne ho preso subito uno. Voglio prendere. E questo è il mio fidanzato che sta prendendo questi mini krapfen con la crema, tipo dei mini bomboloni. Colazione pronta, avete visto abbiamo preso i cornetti, i mini krapfen, poi ho preso anche uno yogurt, ragazzi sono felice perché qui hanno anche lo yogurt senza lattosio e chi è intollerante capisce quanto sia importante avere qualcosa senza lattosio, appunto i nostri cornetti, poi ho preso un kiwi e abbiamo preso anche due cappuccini. Salutiamo il nostro hotel e ce ne andiamo in spiaggia. E siamo passati da un ottico solo perché il mio ragazzo si è dimenticato gli occhiali o li ha persi da qualche parte. E quanto sono carini questi Saint Laurent a forma di cuoricino. Oh mio Dio, anche questi sono molto carini, ma questi sono stupendi. Ok ragazzi, adesso stiamo andando in spiaggia, abbiamo 15 minuti di strada e vabbè, io ero convinta di andare direttamente in spiaggia, quindi sono uscita solo con questa camicetta proprio da spiaggia e alla fine invece siamo andati in negozio, vabbè, era un po' indecente, ma vabbè. La strada, 14 minuti e siamo arrivati. Allora, ragazzi del posto, no? Perché noi ci perdiamo. Allora, l'altro giorno stavamo andando a Calabrandinchi, il satellitare ti manda in un posto dove c'è un cancello chiuso e adesso stiamo andando a Luimpostu, che è la spiaggia vicino a Calabrandinchi, e il satellitare ci manda sempre in questo posto dove c'è il cancello chiuso e quindi non so bene come arrivarci. Il mio ragazzo dice che lui lo sa, quindi affidiamoci. We'll get it right. Okay. All right. You ready? Yes. E finalmente ragazzi ce l'abbiamo fatta, effettivamente aveva ragione il mio ragazzo, sa dove andare, lui posto ci siamo, tra un po' a destra. Okay, so how do you pronounce, say it? Gli sto insegnando le parole italiane, ok? Well, you can't say euro, so you have to say Say euro. Euro. Are you almost kidding? Euro. 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 Europa. Europa. EU. EU. Euro. Almost, almost there. E comunque se ve lo state chiedendo, questo è il nostro bolide. L'abbiamo preso a noleggio. Siamo arrivati ragazzi, piccolo sentierino. E poi c'è subito la spiaggia. Ci sono un po' di nuvolette in realtà, ma c'è molto meno vento rispetto ai giorni scorsi.
passeggiatina sul lungomare. Raggiungiamo gli ombrelloni laggiù, vediamo un po'. Dovete sapere che il mio ragazzo sta provando tutta la roba tipica possibile. Ha già provato l'icnusa, quella classica, e adesso prova quella al limone. A parte che sta provando in tutti i modi a farmela bere, ma io e la birra non andiamo d'accordo, però dice che è molto buona, quindi approva. Is it Canadian approved? Is it Canadian approved? Beach approved. Beach approved. You know the drill. Ho preso la focaccia con pomodoro e mozzarella, io ho preso la pizza margherita. E pranziamo con questa vista. Stupenda. Voglio assolutamente farvi vedere il mare da vicino, ragazzi, perché è meraviglioso. Cioè, per me è un sogno, la Sardegna è un paradiso. Stiamo piano piano tornando verso la macchina, abbiamo passato una mattinata bellissima, sono le 4 adesso, 4 e mezza, quindi stiamo piano piano rientriamo in hotel, ci cambiamo per la sera perché poi abbiamo prenotato un ristorante questa sera, poi non ricordo il nome, è famosissimo ma non mi ricordo mai il nome. Comunque ragazzi, che paradiso. E abbiamo praticamente passeggiato per tutta la spiaggia e siamo quasi arrivati al parcheggio. Anche se qui è talmente bello che è sempre un dispiacere lasciare il mare, ma ci torniamo comunque domani. Ok, i miei capelli sono abbastanza indecenti, li ho raccolti in uno chignon basso per cercare di farli stare, insomma, almeno non così osceni come erano. My hair is a mess. Oh, yeah, it looks beautiful. E stiamo andando in questo ristorante. In realtà volevamo andarci già l'anno scorso quando sono stata qua con Laura, e poi alla fine siamo stati in un altro ristorante, insomma, quindi questa volta, visto che ce l'hanno riconsigliato, andiamo al 12.1, che è un ristorante abbastanza conosciuto sulla spiaggia dove si mangia pesce, quello che vogliamo mangiare noi, comunque vicino qui a San Teodoro. Non mi ricordo adesso il nome della spiaggia, però è molto vicino, quindi purtroppo vediamo che sta per piovere, qui non abbiamo ben capito perché abbiamo prenotato un tavolo all'esterno sulla spiaggia, ma se piove non sappiamo bene se potremo cenare oppure no. Vabbè ragazzi, un'incognita, vedremo. Siamo un po' sfigatelli con il tempo, devo dire, e di solito inizio giugno insomma fa più caldo in Sardegna, non c'è pioggia, però insomma cerchiamo di godercela quanto più possibile. Questo è il ristorante 12.1 e la vista è qualcosa di meraviglioso. E per adesso il tempo sembra tenere, quindi top. Quanto è bella questa vista, ragazzi. Siamo letteralmente con il tavolo sulla spiaggia ed è bellissimo. Signori, frutta di cozze? E nel frattempo ci è arrivato l'antipasto. Abbiamo preso le cozze per due e stiamo ancora decidendo per il primo e per il secondo. Ed è arrivato finalmente il nostro primo, abbiamo preso entrambi le linguine all'astice. Ci aspettavamo delle porzioni piccole e invece sono giganti. E ci stiamo un po' pentendo che abbiamo preso anche il secondo, ma fa niente, comunque il profumino è buonissimo. Nel frattempo si è fatto già buio. Ma guardate che meraviglia, ragazzi. Come potete vedere dalla mia mise elegantissima, siamo rientrati in hotel e stavo notando in questo momento che mi sono spuntati dei brufoletti che mi spuntano ogni volta che uso la crema solare, ma non appena rientro a casa e ricomincio ad utilizzare il retinolo se ne andranno, succede sempre. Comunque ragazzi, sono un po' uno zombie, noi adesso ci guardiamo una serie TV e poi andiamo a dormire perché siamo abbastanza distrutti, stiamo ancora cercando di prenotare delle cosine per il nostro prossimo viaggio e poi appunto andiamo a nanna perché ci stiamo svegliando abbastanza presto qui in queste giornate per non perdere proprio un secondo di luce, di sole.
Al ristorante vi devo dire è andata molto bene, ma per il secondo, dopo aver aspettato 45 minuti ed era tardissimo, abbiamo chiesto il conto, ce ne siamo andati, ma sono stati molto gentili, si sono scusati, volevano offrirci un digestivo, quindi alla fine insomma abbiamo passato una bellissima serata, abbiamo mangiato molto bene perché il primo era gigante. Quindi mia family, io adesso vi do la buonanotte perché appunto ci mettiamo a guardare una serie TV e poi andiamo a nanna. Non sono sicura di filmare un vlog domani, ma vi filmerò sicuramente il room tour e farò anche un po' un tour qui dell'hotel. Quindi buonanotte mia family, bacio grandissimo, come al solito un abbraccio a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video.